Ragazzacci del web, un salutone dalla Bacio e bentornati nella Junkie Skyblock. E prima che inizi il video, come sempre, vi ricordo che questa serie è contattata e collaborazione con il Multicore Network, di lasciare un like per sostenere me, la serie, il canale, iscrivervi, quello che sia l'altro, lasciami un commentino dandomi i consigli su quale parte quest'oggi. Detto ciò, ragazzacci, bentornati nella Junkie. Rispetto allo scorso episodio mi sono dato parecchio da fare, come sempre, e ammetto di aver ricevuto una manina da il buon Geronimo, un ragazzaccio della community. Insieme abbiamo upgradato tutti quanti i co-furnitor della POA a livello blazing e abbiamo fatto delle belle batterie neotic che tengono un 25 milioncini. Tutti quanti i cavetti a livello spirit, le rod a livello spirit, e questo ci ha consentito di farmare come il demonio tutto quello che ci serviva e avere un intake energetico non indifferente. Tra l'altro abbiamo fatto anche i termo spirit e questi fanno 648 RF su tick a gratis, ma va bene. Questi si parla di 501, sì. Quindi ad energia siamo a posto. Detto ciò, ho iniziato a collezionare vari materiali che ci consentiranno di ottenere le Netherstar tramite l'alchemistry. Con tal materiale, ricordo, sono il Mandalevium, che si ottiene dalle teste di Wither, cui non è un problema. Il Disposium è un po' più stronzetto. Disposium si ottiene dalla Stone, dentro il Chemical Dissolver, ed è allo 0,96%, quindi è un po' meh, però ci si fa. Ho messo qua un Chemical Dissolver perennemente alimentato dalla Refined, che quando gli arriva della Stone lui fa, ogni tanto ci caccia fuori del Displosium, e siamo a 9 stack. 9 stack vuol dire 9 Netherstar, quindi non ci lamentiamo. Siamo su server, dobbiamo cuocere la stone, quindi ho kittato giù ste fornaci qui della Industry for Going, che fa 3 alla volta, e poi ho scoperto che la Plant Tech, nonostante sia una mod brutta, fatta male e estremamente noiosa, c'ha ste mega fornaci che cuociono 6 slot alla volta. Non gli posso fare gli upgrade perché no, visto che gli upgrade si fanno a questa maniera, e nonostante il Plantium non sia un problema visto che sono 6 mini e nuggets, sto coso ci vuole l'infuser, ci vuole la biomassa, ci vuole di fare questi cosi e questi cosi, ci vuole di far semino, è una palla, lasciamo perdere. Per ora mi contento. Poi qui avevamo fatto una farmina, doveva essere di marmo, però mi sono reso conto che con la Refined non funziona, la Refined butta dentro a caso, devo usare l'item router per forza, la modificherò perché praticamente ho modificato una recipe del gioco. E quindi il marmo, che prima dava questi risultati più l'uranium, questo qui, l'uranium chunk della Silent Machine, però visto che questa cosa qui non serve praticamente a niente a parte farci sti lingottini qui che non ci si fa nulla, assolutamente niente, ho deciso di modificare la recipe e farci dare dal washing del marmo l'uranium pur. È una chance molto bassa, per l'amor di Dio, però quando vuole lui ce lo faceva, ce lo cosava, a me va bene. Fondamentalmente poco ci interessa perché energia siamo a posto, però fare un reattorino non mi dispiacerebbe. Da ultimo, ma non per importanza, visto che comunque sia i beacon ce l'avevo per via dello starting che avevamo utilizzato, ho fatto i quarry.
introdotti nel pack. Questi ogni tanto cacciano fuori stone, vari materiali come appunto la stone, la dirt, andesite, granito. E quindi buono, perché il granito adesso è a zero per il semplice fatto che il granito lo sto buttando qua dentro, perché con il granito io vado a fare non il titanium, perché il titanium si fa nel fission block, non il roterium, perché il roterium si fa nel fission block, ma ci faccio il radium, e anche a discrete quantità, che comunque sia una parte importante della strada per arrivare a fare la Nether Star. E quindi anche lì piano piano stiamo accumulando materiali. Quello che vorrei fare quest'oggi, una cosa importante, la POA c'ha anche il wireless, quindi io c'ho la roba caricata fissa, non mi devo stare a rompere l'anima. Quanto bella sei, POA, tanto, ti voglio tanto bene. E detto ciò, stavo dicendo, quello che vorrei andare a fare quest'oggi è un altro pezzettino per quanto riguarda la strada per la Nether Star, ovvero appunto fare l'elaborazione del titanium e di conseguenza fare il fission block. Dovrebbe esserci nella mod il libro, vediamo un po', ma proprio mai nella vita. Però più o meno mi ricordo come si fa. Speriamo che funzioni, perché se non funziona è un casino. Però partiamo con il fission casing. Fission casing richiede magnesio e barium. Magnesio non dovrebbe essere un problema, ne dovremmo avere in grandi quantità, perché ce lo dà appunto il granito. Dovrebbe essere neanche tanto, però sì. Ok, lui, perfetto. Manganese. Magnesium, aspetta. Non il manganese. Il magnesium lo ottengo dal sale. Ok. Lo ottengo dal sale. Aspetta. Sta cosa non l'avevo calcolata. Va bene, quindi cambio di programma. Allora, facciamo una cosa. Mi fai un disk drive. Ce la facciamo? No, perché mi manca il casing. Ok, casing, perfetto. Disk drive, eccellente, grazie. E ora vorrei dei dischi, però fluidi. Questo. Qui sì, allora i bucket, giusto per la cronaca, non li tengo dentro perché li sto mandando direttamente nel Nether, perché per fare la roba lì della POA ho bisogno di bucket di lava, quindi ho 87 bucket di lava, come butto dentro uno finisce di là. Comunque va bene. Allora, tornando a noi, questo, ok, e vediamo un po', 16, perfetto. Questi mi servono per fare questi, 4, tanta roba, aspetta, mi scusi, io non è per essere pignola, però io ho bisogno di parecchi di questi cosi. Ho finito, mi scusi, allora, ma posso finire tutto io? Accidenta a lei, prendi e butta dentro come se non ci fosse un domani. Avanti, cuocimi un po' di quarzo. Bravo che mi fa le robe.
E adesso ci facciamo due di queste. No, due di queste, attenzione, due di queste potrebbero essere la svolta. Sì. Ok. E ne facciamo una e due. Due, ce le faremo bastare. Allora, l'orto no, non ci serve oggi, grazie. Questo mettilo qui e queste uno e due. Questo perché io vorrei fare una cosa. Qui ce l'ho dello spazio. Ce l'ho dello spazio. In teoria, se io a te piccio qui, poi faccio così, 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 così e così, e ti dico che questi sono fluidi. Vediamo un po' se lui prende. Sta prendendo l'acqua. Top della vita. Evaporator. Quanti ne possiamo fare? Ben pochi perché non abbiamo stone, manca a morire. La sto buttando tutta quanta di là. Maledetto me, maledetto. Aspetta, mi scusi. Lei si fermi un attimo cortesemente, che un po' di robetta me l'ha fatta, eh. Poi dopo la ripiazzo, stia tranquillo. Signor Zombie, lei da dove viene? Io sto lavorando, non mi può rompere l'anima. Cortesemente, grazie. Avanti. Ma dimmi te sti zombie impertinenti. Andiamo a dormire, vai. Stavamo dicendo. Stone. Ok, vedi le quantità importanti. Mi fa uno stacchino di questi. Grazie, grazie, grazie. Com'è cortese lei. Questi, quanti ne posso fare? 12. 12 potrebbe essere un numero interessante. Proviamo così. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Bene. Exporter. Ma anche qua. Fluidi. Lo mette? Lo stai mettendo? Oh, bravo! Ah, funzioni! Sei un bimbo intelligente, bravo! Vedi quando ti applichi, eh? Ok. Allora, questo così. E così via discorrendo. Oh, yes! Tutti quanti stanno andando, tutti quanti stanno producendo il sale. Lento, ci sei lento però, eh. Fatelo dire, sei lento. Però stai facendo il tuo lavoro, bravo. Quindi noi ci mettiamo una bella sfilza di importer, perfetto, che importeranno tutto quanto il sale dentro il sistema e con tal sale noi quasi quasi ci sfruttiamo con questo. Perché no? Tanto si può fare, secondo me si può fare. Vedi? Sì, però, cioè, si fermi cortesemente. Mi scusi. Allora, che io non capisco quello che fa lei, quello che. È troppo veloce. Mi facci capire, lei cosa caccia fuori? Ste robe, e basta? Eh no, vedi? Cioè. Vabbè, fatemi un attimo sistemare qui l'affare di sto osso e ci vediamo tra un pochetto. Molto bene, sistemati anche i drawer per quanto riguarda il discorso sale, possiamo riprendere illo e metterlo qua. Vale, lui piglia stone, piglia tutto, piglia, butta dentro e manda di là. A posto il manganese. Fatto questo, tornando a noi, il barium. Barium. C'è la Ney che come sempre non ci viene in aiuto, però va bene. Il barium lo ottengo dal quarzo, ma col quarzo mi di un po' di quarzo, grazie. Sì. Giusto un pelo, qualche pezzettino. Silico. Ok, c'è solo il barium da sistemare. C'è solo? Ah, va bene, va bene, va bene. Di conseguenza mi serve un drop.
Comunque, andando avanti nel mentre che lui fa, noi ragioniamo di cose, abbiamo bisogno del berillium che si ottiene da questo, ok, che sono smeraldi. E poi c'era questo che si ottiene dal cromio, che anche questo erano smeraldi, se non sbaglio. Di conseguenza, visto che il nostro query stava andando, io ho visto che c'erano diversi di questi. Perfetto, dovrebbero essere sufficienti. E mi metto qui a farmi un po' di robe. Ci vediamo tra un pochetto. E dopo aver farmato tutti quanti i materiali necessari, direi che forse riusciamo a fare quello che dobbiamo. Iniziamo a prendere un po' di roba e a buttarla qua dentro. Yes, sei un po' più lento del tuo fratello, però, amico mio, perché sì, va bene. Ci vorrà qualche secolo. Allora, berilio l'abbiamo più o meno fatto. Dovrei arrivare a uno stacchino anche qui. Sì, uno stacchino, un pezzo. Va bene. Poi mi serve il manganese, che è pochino il manganese, però il manganese non me ne dovrebbe servire tanto tanto, vero? E infatti non me ne serve punto di manganese, non è il manganese che voglio, voglio il magnesio, porca miseria, dove l'ho messo? Mi scusi. Magnesio, sì. Non l'avevo fatto il magnesio. Eccolo. Ah. Tanta roba, due stack. Perché mi vuoi male? Ma porca miseria. Vabbè, intanto facciamo il barilium, questo, lui sì. Lui è tanto, lui è abbondante, lui ci piace. E poi facciamo il cromium. Cromium, che anche questo non è che ce ne serva tantissimo, però vediamo di farlo. Abbiamo due stack di berillium, due stack di barium e uno di cromium. Di fission core ce ne servono 1, 2 e 3, se non sbaglio. Di questi ce ne serve un visibilio, una marea assurda. Intanto facciamo questo. E se sì, sì, c'è ragione. Scusami, guarda, non lo faccio più. Te le faccio subito queste, guarda, te le faccio subito, a posto. Sei contento ora? Ale. E dicevamo questi. Sì, 6. 6 sono una cifra importante visto che me ne servono un centinaio. Ma porca la miseria, vacca. Mi sa che lascerò la farm andare un pochettino. Sì, giusto un po'. Interessante. Lo posso ottenere forse anche dall'ossidiana e dal magma block. Ne abbiamo solo 43K di magma block. Perché se io prendo un attimo lui, lo appiccio qua, gli butto dentro questo, lui mi dà sta roba qua. E a parte che mi dà il manganese, a me però mi serve il magnesium, va bene. C'è il magnesium oxide e il magnesium oxide lo posso dividere in magnesio. Lasciatemi un po' di tempo che farmo un po' di robetta, eh? Sì, direi che il sistemino non è male. Da questa parte butto anche i magma block che farmano questa roba qua. E dall'altra ci butto anche questo che farma anche quello. E quindi abbiamo un intake non indifferente di magnesium adesso. Bene, lo lascio andare un pochettino, ci vediamo tra un pochetto. E dunque, ragazzacci, è passato un po' di tempo dall'ultima clip, ho farmato un po' di robe e le farme sono andate. Siamo a un 4 stack di radium. Direi che è giunto il momento di fare le varie strutture. Dove le faccio? Le farebbe qui. Sì.
Allora, ci servono i fissi on casing. Salve. Uno stacchino. Dove sta? Sì. Finalmente armato con una quantità che spero importante di Borium, direi che possiamo riprovare a fare quello che dovevamo fare, ovvero fare un altro po' di questi. Due stacche. Ma falli, ma chi se ne frega? Allora, mi serve un altro? Non lo può. Ho finito le plates. Mi scusi, signor Nether. Lei ha una farm importante dove io possa farmare delle plates. Ma è possibile che in questo episodio io debba finire tutto quanto? Lei non mi deve rompere l'anima, grazie. Stanno arrivando delle blades, direi che stanno arrivando delle blades. Molto bene, possiamo già andare via. Ok, allora, tornando a noi, vediamo un po' se riusciamo a fare quello che voglio fare. Quindi, ho controller e siamo a 2. Questi, 1, 2 e 3. Perfetto, ho finito tutto, ma mi dovrebbero bastare. Allora... sì. Se non sbaglio, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e 5. La struttura dovrebbe essere un 5x5. Jetpack di me. Dicevamo un 5x5. Ok, vediamo un po' se funziona o non funziona, perché se non funziona ho fatto il fail della vita e non posso fare quello che voglio fare, uno di troppo. Ok, facciamo il contornino. Yes, un altro 2. Ok, e adesso chiudiamo tutto quanto così. E ora, se ci metto il controller, funziona. Yes, ne faccio un'altra uguale. Che a me 4 blocchi, ma porca miseria, no, 4 blocchi no, ma voglio morire. Ma scusate, ma perché per 4 blocchi? Uffa. Allora, male sembra il modo al caso. Brutto pezzettone di schifo che non è altro. Maledetto. Allora, 4. Guarda, qua 4, qua 4 pezzi. Ma maledetto pezzetto. Mi scuso, permesso. Grazie. 3 e 4. Olè. Bravo Ciccio che funziona. Al primo gli dobbiamo dire di buttarci il radium. Tu hai corrente? Hai corrente, perfetto. Se io ti dico cara Refine, buttaci dentro questo, e lui mi dà questo qui. E se ora ti metto mi facci settare questo qua là sotto, però. Ok, cioè avevo due slottini precisi. Perfetto. Ti dicessi, prendimi questo. Me lo prendi? Me lo stai prendendo? Ma sei un tesoro, sei un amore. Perfetto. Dall'altra parte, dobbiamo mettere un exporter invece che gli dice buttaci dentro il radio. Il ruterium. Quindi lui dovrebbe prendere il ruterium e farci il titanium. Ma cosa vuoi di più della vita? E il titanium? Ovviamente lo andiamo a mettere da parte insieme a tutto il resto. Olè. Questo piano piano si accumulerà e il titanium dovrebbe aumentare nel momento in cui ci riusciva a mettere un importer. Non prima, perché se no sai com'è. Tac, tac. Vediamo un po'. Se lo prende? Lo sta prendendo? Ma sei bravissimo. Detto ciò, ragazzacci, la strada verso la Nether Star è ancora lunga e tortuosa, però abbiamo fatto un ulteriore passo verso la nostra meta.
E quindi, come sempre, se vi è piaciuto il video, invito tutti quanti a lasciare un like, un commento, condividere questo video quando vi è sorto, di cosa l'altro, trovatemi in descrizione, se avete ancora fatto iscrivetevi al canale, danno un bacio, un mega salutone e un abbraccio, e alla prossima gente, ciao ciao!